Ercolano anche quest'anno. Ho detto al Premier che vuole diventare capitale italiana della cultura, perché Ercolano merita questo premio. Ed è proprio qui, nel Mezzogiorno ed Ercolano, che la riforma costituzionale deve essere più sentita tra la gente. Proprio qui, dove i diritti essenziali spesso sono dimenticati. Proprio qui, dove la burocrazia ci attanaglia. Proprio qui, dove i nostri giovani non trovano lavoro, proprio qui dobbiamo sperare in un paese diverso, in un paese con meno burocrazia, con una sola Camera, in un paese dove la politica costi meno. Insomma, amiche ed amici, questa sfida è una sfida complicata. Per il no ad Ercolano è venuto Massimo D'Alema, è venuto Paolo Cirino Pomicino, arriverà il presidente De Mita. Per il sì ad Ercolano ci siamo noi, ci mettiamo la faccia, ci vogliamo credere, vogliamo un paese migliore e vogliamo che Ercolano abbia il posto che merita nella storia del mondo. Mancano 15 giorni, andiamo a vincere, tocca a voi!